Ciao Sephora Beauty Community, io sono Greta, Pro Makeup Artist, e oggi vado a mostrarvi come realizzare questo look che indosso e diciamo che mi sono lasciata ispirare dal packaging e dai colori, ovviamente, della Cutie Palette Wild Berry di Nabla. E niente, è un look divertente e vi assicuro che è semplicissimo da realizzare e trucchiamoci. La Cutie Palette è caratterizzata dai toni vitaminici dei frutti rossi. I finish sono luminosi e tridimensionali. Abbiamo gli intensissimi giochi di riflessi della Texture Metal Foil che si combina con l'intensità profonda della Texture Super Matte e il contributo finale è la particolarità della Texture Latex Matte che è super testurizzata e materica. Vado a prendere Incense, che è una Texture Latex Matte. Vado ad applicare il colore nella piega, in questo modo. Sto andando a costruire l'intensità che desidero del colore nella mia piega. Questa Texture Latex Matte è super innovativa, è un nuovo modo di pensare ai matte e ha una sensorialità materica, quasi bagnata. Nonostante questo rimane molto aderente alla palpebra e non è appiccicosa. Ok, adesso vado ad impreziosire con Venom il look. Vado a posizionare il colore nell'angolo esterno, in questo modo. E lo costruisco piano piano. La polvere micronizzata della Texture Super Matte garantisce un payoff immediato e rende la texture super cremosa, pigmentata e fondente. Mantengo questa forma allungata. Nel caso la stondassi un po' troppo, prendo un pennello pulito con un po' di correttore e vado a pulire leggermente la forma esterna in questo modo. Ok, vado a prendere la star del look che è Alchemy 2.0. Questa texture è metal foil ed è perfetta per essere applicata anche col pennello, ma per ottenere maggiore intensità io vado ad usarla con il dito e la picchietto sulla mia palpebra mobile. È un finish cremoso e luminosissimo, come vedete, che va a fondersi perfettamente anche con le altre due texture. Per intensificare il mio sguardo vado ad utilizzare la Bombay Black, la Velvet Line. Questa matita è long lasting e waterproof. Il tratto della matita Bombay Black è cremoso ed iperpigmentato, mentre il nero che la caratterizza è super intenso ed opaco. Essendo waterproof, questa matita va a fissarsi, il che la rende perfetta anche per l'applicazione nella rima interna. Vado a dare profondità al mio sguardo facendo tight lining, che consiste nell'applicazione della matita nera anche qui sotto. Vado a completare il mio look occhi con il Major Pleasure Mascara. Il mascara Major Pleasure amplifica le ciglia, donando una lunghezza estrema e un volume immediato. Vado ad applicarlo. Parto con la sua applicazione dalla base delle ciglia, in questo modo. Come vedete, il mascara è nerissimo. Vado ad applicare più mascara nella parte esterna delle mie ciglia, in modo da enfatizzare l'effetto allungato del look occhi che sono andata a realizzare. E vado ad applicare un po' di mascara anche sotto, in modo da rendere il look più armonioso, più bilanciato. Ok, questo è il look finito. Che dire, spero che il tutorial vi sia piaciuto, che il look vi piaccia e grazie, a presto. Ciao!